Alla ricerca della A quasi perduta. Potrebbe essere un titolo da dare alla gara di recupero tra Bari e Pisa, vista la simile situazione di classifica. Prima dell'incontro, infatti, solo un punto le divideva. La vittoria era d'obbligo per entrambe. Ne è scaturito uno spettacolo, come ampiamente prevedibile, non di qualità, ma avvincente. Dopo questa sconfitta, i ragazzi di Anconetani rinunciano definitivamente alla Serie A. Anzi, il presidentissimo cerca nuovi talenti. Ha mai giocato al calcio? Devono trascorrere, prima che si entri nel vivo del gioco, una quindicina di minuti, sufficienti a far capire le intenzioni non certo amichevoli dei toscani, che mettono in mostra delle trame abbastanza fluide. Di palloni giocabili in area nero-azzurra è difficile vederne, ma Protti e Tovaglieri costituiscono una garanzia con i loro movimenti da bomber di razza. Li abbiamo appena visti nell'ordine. Ma il Pisa fa per intero la sua parte e per tagliare la tela non c'è da stare molto tranquilli. È Rotella che li impegna. L'appello di Materazzi ai suoi giocatori è quello di mantenere la lucidità, soprattutto sotto la porta avversaria. Non raccoglie l'invito Alessio per un paio di volte. E allora, a far felice il tecnico pugliese, ci pensa il solito Tovaglieri. Grosso vantaggio per i padroni di casa, chiudere il primo tempo avanti di un gol. D'accordo su questo anche lo stesso Materazzi e Montefusco. Ah, determinante direi, sicuramente. Se avessi segnato il Pisa avrebbero vinto allora. Onestà vuole che dica la verità. Montefusco, quel gol proprio in chiusura di tempo vi ha un po' stroncato. Sì, ci ha stroncato e ci ha fatto perdere anche la partita. Fino a quel punto lì meritavamo noi di vincere, invece abbiamo perso e abbiamo perso anche la partita. Nel secondo tempo non c'è stato quello che si doveva fare, magari reagire un pochino di più, però c'è anche dall'altra parte una squadra che si chiama Bari che non ce l'ha permesso. La partita sta in queste cose qua. Ed in effetti poca cosa è stata la reazione pisana, sempre confusa e facilmente controllata dai biancorossi, davanti ai quali si aprono adesso invitanti spazi. Potrebbe arrivare al secondo successo personale Tovaglieri, se Berti non ci sapesse fare anche con i piedi, oltre che con le mani naturalmente, che chiudono la strada al tiro di Protti. Grande prestazione la sua. I ragazzi del presidente Anconetani, ormai scoraggiati, cedono di schianto. Il portierone toscano si salva ancora, più per la titubanza di Alessio che per meriti propri. È l'ultimo acuto di una partita che recupera i baresi nel novero degli aspiranti alla Serie A. Per Bari ce la potrà fare.